con lei anche l'anno prossimo? No, Sabatini sa quello che fare da solo, non è il tipo che si fa convincere molto. A me mi è sempre sembrato, nonostante poi quello che ho letto, quello che è stato detto, mi è sempre sembrato ben intenzionato verso la Roma, e quindi sono convinto che resterà, perché quando si fanno le cose con sentimento, con impegno, come le fa lui, è segno che la cosa ti sta a cuore. Quando si sta a cuore si va avanti. C'è qualcun altro che deve convincere a rimanere invece? Qualcun altro giocatore magari? No, ma ragazzi, siamo in un mondo libero, in un mercato aperto sotto qualsiasi aspetto, per cui questo fa parte dei giochi, bisogna essere bravi nelle trattative, bisogna essere invoglianti, stimolanti, bisogna organizzare bene quello che è il futuro, essendo pronti a sterzare, perché in questo mondo qui ogni giorno parte un treno, per cui bisogna essere pronti a salirci sopra oppure a cambiare biglietto. Mi ha incontrato contro con Diego, c'è stato? No, ecco. No, con Diego. Io era un'altra, però va bene uguale. Alla fine cambiare biglietto è fondamentale, ci vuole, cioè, andare così il treno. Sì. Ha fatto tutto un altro, se no parte anche dell'altro poi i treni. Vabbè, lui ha chiesto di Diego. Sabatini ha detto che avrà un incontro con Diego. L'ha già avuto o lo dovrà avere? No, io la società, Sabatini, Valdissoni, Zecca, l'incontro tutti nei prossimi giorni, sono venuti qui, per cui è una cosa che anche questa è normale, insomma, ecco, anche se gli si può dare un taglio un po' particolare, però i dirigenti incontrano gli allenatori, incontrano i calciatori sono quelli che poi vanno ascoltati, perché hanno tutte le loro esigenze, ognuno cerca, poi pur essendo bravi ragazzi, di fare i propri interessi, come è corretto che sia. Mister, scusi, a prescindere dai treni, i biglietti che si cambiano in corsa, ma lei ha avuto una rassicurazione da parte di Sabatini sul fatto che è pronto a cambiare in corsa nel caso ce ne fosse bisogno? Mi riferisco ovviamente a delle gestioni importanti che potrebbero essere. Quello che è successo sulla qualità della rosa, che rimane comunque alta anche se dovesse esserci una partenza. Allora, ripeto che li incontreremo i prossimi giorni, per cui se li devo incontrare non ho avuto rassicurazione. Però per quello che è successo negli ultimi anni, dove è stato anche un po' additato il nostro direttore di aver cambiato tante cose, tanti numeri, tanti calciatori, è segno che uno che è bravo a fare il suo lavoro, perché poi, come dicevo prima, se ti fai trovare sfornito di idee oppure di intenzioni oppure di conoscenze, diventa più difficile. Poi però bisogna anche agire, perché importante è la conoscenza, ma più importante è l'azione, perché se tu conosci un tuffanulla poi tu rimani lì. Grazie. Ciao. Grazie.